nostro appuntamento con House Flipper. Quest'oggi continueremo con l'acquisto delle case, del restauro e poi della vendita. Hi everyone, welcome to our rendezvous with House Flipper. Today we will go on buying, destroying it houses. We will restore them and then we will earn money selling them. So adesso vero? Andiamo. Let's go. E qui c'è da fare un bel po'. Controlliamo prima il giardino, come sempre. Remember, always check the garden before working inside the house. You will learn ability on gardening. And you will unlock and you will earn extra money and extra points. Controllare sempre prima il giardino in qualsiasi missione voi giochiate, che sia un contratto o che sia un acquisto e vendita di un immobile. So it's very important that you will look for the garden first, check for the garden first, and then you can work inside the house. It's very important, the first part of the game. Remember, always check if the garden is okay. Molto importante, anche appunto, assicurarsi prima di tutto che il giardino sia a posto. E adesso utilizziamo il tagliaerba. And now we will use the grass cutter. Usiamo il tagliaerba. Boom, boom, boom. Andiamo a tagliare l'erba. Sì, sì, sì. E come ti piace tagliare l'erba? Quella del prato. Malpensa.
e andiamo avanti. Non ricordavo che fosse non messo così bene. I forget that the garden after the house burning was not in a good condition, but not so bad, I can see. The grass is quite green. Infatti, nella missione ci diceva appunto che questa casa è stata incendiata. So in the mission, when I have seen this house incendiary, there was written that the house was being burned. Allora, so, ok, la faremo diventare una casa molto bella. We will transform this house in a very beautiful house. Inizio vagamente a ricordarmi di questa missione.
I am starting with remembering how hard is this mission. Ho individuato anche una presa elettrica. Seen a couple of electrical priests. Ok, voi che cosa dite? What do you think? Is this a good work or not? Ok, per il momento. For the moment, I will only do a check, a general check before thinking the hard work to do. Ay, ay, ay. Se guardate attentamente nel cerchio della mappa, noterete delle macchie. If you see the map, the little map, or the mappina, and you take attention, you will see black sign. Those sign is the dirty that you will find on the map. Quando guardate nel cerchio della mappa lì,
Adesso, ad esempio, state notando queste macchie, vedete? Vicino ai muri. Indicano tracce di sporco, quindi può essere sopra, ma in questo caso sappiamo che è sotto. Infatti sono sparite. Tashes on the little map. R kind of radar that let you know where is dirty. Dove spuacca. Apriamo un po' il tablet. Su, let's open the tablet. Allora, ci può stare. Una camera da letto. Dipingerò questa stanza di un colore azzurro. I will paint this room with a blue light ice color. Very hard. Molto difficile. Pensavo di creare un unico ambiente. Tra la cucina e il salone. I was thinking to do a big ambient. Here, ambience. Sorry. From the kitchen and the dining room. But for the moment, it's only an idea. Thank you.
electrical pricing. Les prises électriques. Voilà, combien de doute, quoi, mais ça. Ambiente único. Qui vorrei dipingerla di un giallo e wood. Paint the kitchen with this sunny yellow. Porto tre rot a piange. Aggiungiamo un interruttore. Let's add a light switch.
noi non usiamo gli straccetti per pulire le superfici, soprattutto i vetri. Noi abbiamo la macchina lavavetri. Pavimento. Per contrastare il colore giallo, gli mettiamo un bel colore azzurro. E qui, bella domanda. Allora dovrei mettere un lampadario qui. I should place a lamp here on this part of the salon, the dining room. Questo mi sa perché questo va sul muro. This one goes on the wall. Ne metterei un più scuro, darker. No, non mi piace. I don't like. Allora, qui mettere un po' di moquette. Here I will place moquette. Questa mi piace. Allora, qui invece
Ma allora con l'azzurro. Light. Userò la carta da parati. Will use this wallpaper. Best toilet paper. Let me see it. Whoop, whoop, whoop. Il bagno. Il bagno, vediamo un po'. Dobbiamo comprare queste qui e si vedono con un numero maggiore di pezzi. We have to buy those that we will see more pieces. Seppia.
Come sempre, grazie mille per il follow, per i bit, per i messaggi in chat. Thank you so much for the follow, for the beat, for the message. E colgo l'occasione per ringraziare tutti coloro che guardano questi video in replica. I want to say thank you to all the person that watch my video in replica. Thank you so much. I want to say thank you who follow the channel when I am offline. Thank you so much. E oltre a ringraziare coloro che sostengono il canale attraverso i bit, coloro che si iscrivono al canale, ma soprattutto coloro che guardano i video quando il canale è offline. Grazie mille per il vostro sostegno. Doccia, lavandino e water. Allora, questo è 1, 2, 3, 4 mattonelle. Sembra più stretta questa. Looks not very big. Prima il lavandino, let's place before lavabo.
Fernbus 08 sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Ui, carissimo. Benvenuto alla live. Anzi, bentornato. Bentornato. Eccoci qua. Mi sa che stavo proprio acquistando il lavandino peggiore. Hai capito? Troppo ingombrante. Fernbus 08 ha appena brindato con 50 bits. Grazie mille. C50. Ui, dottor, alla salute. E allora, brindiamo. Mi raccomando, seguite l'amico Fernbus se vi volete divertire. Non è noiosa la sua live, vi divertirete. Divertimento assicurato al 100%. Parola di Zedab. If you want to have any funny time, please follow the channel of Fernbus 08. He is a very funny streamer and he streams from the beautiful region here in Italy, from the Tuscany. Take a follow. Aspito, The Sims, certo che è bello complicato, mamma mia. Io non riuscirei a portarlo come lo fai tu. È perché quello è il tuo stile. E mi arba, come si dice dalle tue parti. Eh sì, ce ne vuole veramente tanto su quel gioco là soprattutto. A voglia se ce ne vuole. Io ci ho giocato con la prima versione ed era bella difficile. Immagino con questo, che è ancora un po' più complessa. Qua no, questa porta non va bene, si vede tutto qua. Ce ne vuole veramente tanto di pazienza, come dicono gli amici della Spagna. Ma allora, il giallo di là, ecco qua, questa mi piace di più. Ok, allora qui lascio l'ambiente aperto, però vorrei mettere un condizionatore. Dove potrei metterlo? Allora, qui ambiente unico. Se lo mettessi qua. Vediamo un po' se si può inserire. No, qua non ci entro. Qua nemmeno. Mettiamo qua.
Vai Gigino, pensaci tu. Ci sei ancora, Ferbus? Viro mare quanto è bella, ispira tanto sentimento, torna sorridendo, sta a casa aspetta a te, sta a casa aspetta a te, e non è finita qua. Sono solo all'inizio. This is not all. This is only the first part. This is only the beginning. Allora. Dobbiamo ancora sistemare qua. Allora, adesso prendiamo un'altra porta e la installiamo qua. Uno degli acquirenti ha chiesto se ci sono cose costose, se non ci sono cose costose. I guess was saying that there are not things by the highest price. We are just beginning, so we have to work in economy for the first part. Allora, visto che è ambiente unico, questo lo tolgo. Ne metto uno grande. Allora, com'era calorifero? No. Radiator. Plant. We will install a big one. We will try. Thank you.
No, I don't like. Non mi piace. Too big. Troppo grande. Opterò per questo qui. Thank you for the beat. Thank you, thank you. Questo per mettere una bella mensola. Vediamo un po'. Fiori. Flower. Allora, non queste però. Not this one. Not this. These are for external. We will take a look later. Diamo un'occhiata dopo. Allora, c'era una pianta che scendeva. There was a plant that was not very big. This one. Edra. Prendiamo la scala. I need to buy a stair for placing. No, non lo fa piazzare. Ecco qua. Here there is. Decorazioni. Questo per esterni. Magari questo lo vediamo dopo. Decorazioni. Decoration. No, troppo grande. Too big. Tomato. There are too big. No, it is good, but not here. This is a kind of open space. Però vediamo, vabbè. Allora, pareti. Potrei prendere qualcosa del genere. I can buy something like this. There are a kind of blue light shades. Okay, I will put them here.
that this is the cooking area. Adesso metterò piccole lampade alogene. I will put small halogen lamps. Acciaio, rosa pastello, no scuro. This one, questo qua. Ci vuole mobile da 45 centimetri. With a short, a very small one. This kind. This one, granito. Poi
che non me lo fa piazzare. Ok, vediamo un po' se va. Let's see if now. No, è questo qua, no. Il lavandino così. Ma qua lo spazio non c'è. Ma è in quest'area che non fa installare niente. Thank you.
Niente, non va. Però così me lo fa mettere, adesso non ho capito perché. Lo mettiamo il mobiletto questo qua. Frigorifero, dovrei metterlo là. Troppo poco spazio. Vediamo un po' un frigo compatto, ma let's try if I can find a fridge, a very compact fridge. A very small fridge. Mi piace, I don't like. Ok, lo vendo. Qui metto qualche mensola, qualche pensile, giusto. Una cosa buona abbiamo fatto qua. Allora, vabbè, diciamo che la cucina più o meno ci sta. Allora, qua, che okay, qua è fatto. Ok, quindi qua mettiamo un divanetto.
Ah, qui dobbiamo mettere una libreria. Ah, a proposito, mi sono scordato dello specchio in bagno. I was forgetting the mirror in the bathroom. Sono ricordato, porto asciugamani. Questo non l'ho mai provato. I will put another one here near the shower. Mobiletto. Cassettiera. Smallest one. Sto un po' davanti ai piedi, però. Allora, fuori un po'. Il bagno direi che va bene così. I fiori là. Neon.
dovrebbe non affaticare. Ma la vista, troppo grande, too big. Ah, qua ci vuole un bel separé. No. Non sta qua. Giusto. Una bella stufa a legna. Bella stufa a legna. I have to find a kind of separate. No, troppo grande. Eccolo qua. Here, there is. Separate.
privacy. Tappeto. Tappi. Allora, più o meno qua ci siamo. Allora, adesso vediamo il da farsi qua. Now I have to think what I have to do. Qui potrei metterci un armadio. I will put an armchair. Allora. Lì no, perché altrimenti occultava la visuale. Io l'impianto quasi quasi lo spostare dall'altra parte. Qua lo metterei. Allora, ci vorrebbe una scrivania, anche piccola.
altro manca qua? Allora qui dipingerò la parete di giallo soleggiato. I will paint the wall by a sunny yellow. Effettivamente. Ok. Sunny yellow. Arancio soleggiato. Yellow sun. Sunny yellow. Hoping the best wishes for this house and their owner, future owner. No. Thank you.
Si è rovinato pure il prato qua. Forse ce la facciamo. Ma sì, credo, vediamo un po'. Let's see if we are lucky or not.
troppo grande. Too big. Troppo grande, too big. Scusate, ma è parecchio impegnativo questo punto. Che qua è tutto a posto. Piantiamo un bel melo. Piantiamo un bel pero. Un bel amareno, lo metterei qua. Vorrei mettere un altro albero qui. I want to plant another tree here. Mareno, 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 gol nero, susino.
Grande Susino. Allora, qui dietro mettere la piscina. Here I will install the swimming pool. This one, I like it so much. Ci cave da fossa da ciaro però l'osso. Mica che è, mica che è. Ma quanta mietta cappa fa bene. Swimming pool, oh yeah, e adesso ci mettiamo pure un bello stagno qua. No, questo c'era quello con i pesci. No, this is not this one. Ay, 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 ay. Stagno. Ok, no problem. Andiamo avanti. Allora, vediamo un po'. Pavimentazione. Vediamo un attimo questo come fare. Ok.
Questo è 50. Questo qua. Disumano. Reality, mounting this is not so easy. Non è affatto facile. Non è mica semplice. Non lo è stato mai, perché io che ci credevo più di te che fosse impossibile. E smettila di piangere, siamo soli. Vasco Rossi. A posto. Combaruzzo. Prendiamo un tavolo. Tavolino. Quasi quasi ne monto un altro qua dietro.
Vediamo un po'. Let's see. Let's try to earn a little bit more money. Yes. Bene, anche questa live è conclusa, il nostro appuntamento del giovedì con House Flipper termina qui. In descrizione troverete i link dei miei canali social e il link per acquistare House Flipper scontato. Thank you for watching this video. This live ends here, ends now. So, in the description you will find the link of my social media and a link where you can buy House Flipper discounted. So, you will find, you will watch this video on YouTube on Saturday. Il video è disponibile sulla piattaforma YouTube il sabato e anche per voi che guardate questo video su YouTube troverete il link in descrizione dove potrete, troverete appunto i miei canali social e il link dove acquistare il gioco scontato. So, you there, if you are watching the video on YouTube, below in the description you will find links of my social media and you will find as well a link where you can buy House Flipper discounted. So, thank you for being here. And stato buono, ciao.